come potete capire da questa cover, ovviamente io sono in compagnia di Serena Brancale. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Come va? Emozionata? Emozionata, ieri sera ero emozionata all'inizio del festival, guardandolo, durante le presentazioni dei cantanti mi sono un po' immedesimata e mi sono emozionata, però poi la giornata scorre con molta serenità, non lo so, mi divido in queste due sensazioni. A sera l'emozione, il giorno sì, più tranquillo. Sì, la mattina è più tranquilla, interviste, parli, poi fa bene parlare perché ti scioglie molto, ti stanca un po' perché vai da una parte all'altra a fare interviste, però è tutto bellissimo, cioè, quando ti ricapita, me lo godo questo momento all'impossibile proprio. Giustamente, io ho iniziato facendo vedere proprio la copertina del CD, anzi il CD di Serena, che esce domani 12 febbraio e domani c'è anche il tuo debutto sul palco dell'Aris. Sembrerebbe fatto apposta, invece io speravo di cantare stasera perché volevo dare subito, no? Non volevo vedere gli altri come si sarebbero comportati. Invece no, canto domani, però è tutto in concomitanza con l'uscita del disco, quindi perfetto, perfetto. Senti, ma li guarderai quindi stasera gli altri oppure no? Sì, li guardo, però magari mi divido, faccio un po' all'Aris e un po' vado a casa, me li vedo sul letto, tranquilla, perché un po' mi piacerebbe vedere il festival da sola. Non sta capitando, ieri ero con amici, tante persone, oggi mi piacerebbe vederlo da sola. Tu porti Galleggiare, un tuo pezzo, volevi fare una cosa diversa, poi invece hai deciso di stare più in linea con quello che è il tuo spirito e quello che è la tua musica, giusto? Sì, Galleggiare è un brano che un po' mi rappresenta, dico un po' perché a me piace la musica a 360 gradi e Galleggiare rappresenta un colore di me, l'amore che ho per il jazz. A me piace anche il reggae, il funk, il soul, infatti il disco sarà proprio un purpurri di tutto ciò che mi piace e tutta la musica che mescolo per cercare di avere sempre di più una personalità artistica mia. Senti, non posso non farti una domanda. Si parla tanto di talent, no? Poi ci sono tanti ragazzi, insomma, sia nei big che arrivano dai talent. Tu hai preso, tra virgolette, un bel no partecipando a X Factor. Però in realtà questo no ti ha fortificato. Mi ha fortificata, mi ha formata, mi ha fatto un po' male, però grazie a quel no sono tornata a casa, ho scritto ancora di più, perché poi talent o no talent, quello che ami è la musica, quindi tu scrivi musica e quella è la tua forza. E meno male, perché cioè nel senso deve essere così, perché poi capita un'altra occasione che può essere Sanremo e va tutto bene. Esatto, uno non deve mai buttarsi giù, ragazzi, bisogna sempre andare oltre. Certo, sempre. Come ha detto Raff in conferenza stampa, dice non puoi far dipendere tutto da una partecipazione, no? Lui adesso dice sono fatto un percorso, ci sono arrivato, dice non finisce tutto qui, no? Uno va avanti, magari fai un album pazzesco e quindi insomma anche se non lo vinci magari va bene lo stesso, quindi questa è la cosa importante, non buttarsi giù. Ma poi siamo tanti, ai big sono 20, figuriamoci se pensano. Certo, ognuno pensa e spera e non è lì per partecipare. Forse per i giovani noi speriamo tutti quanti di vincere perché siamo 8, siamo di meno, però per i big sicuramente c'è un'area molto più leggera perché sono famosi tutti quanti, hanno un loro percorso. E invece dalla nostra parte vedo molta determinazione, abbiamo tutti voglia di intraprendere il nostro percorso, che è diverso l'uno dall'altro, quindi non c'è questa competizione, ognuno ha la sua personalità, ognuno ha il suo album, ha la sua musica che si è creata negli anni, quindi siamo abbastanza molto felici, molto felici. È vero, tutti confermano che c'è un bel clima fra di voi. Con chi ti piacerebbe fare un duetto? Parli del festival? A me piacerebbe duettare con Il Volo perché sono dei ragazzi che conosco e stimo molto perché lavorano sodo, sono piccoli e sono dei leoni. Mi piace molto Malika Ayane. Mi piace anche Alex Britti. Sì, mi piacciono queste voci qui, sì. Chissà allora, ragazzi, che non torniamo a trovare Serena e magari è in compagnia del Volo oppure di Alex o anche di Malika, perché no? Certo, magari, è un mio sogno. E invece, in conclusione, sei bellissima, io ti voglio chiedere chi è che ti vestirà, come ti vestirai in queste sere? Guarda, questa esperienza è tutta made in Puglia, questa è una cosa molto bella.
perché il video è girato a Bari e chi mi veste è un tranese, quindi anche lui pugliese, come musicisti che mi accompagnano sul palco. Ed è Alberto Corallo, è un amico che ha sempre creduto in me sin dall'inizio, sin dai tempi non sospetti. E vestirò degli abiti molto, molto morbidi, molto semplici, perché sul palco non ho voglia di strafare, sono quella di sempre, la semplicità vince sempre. E i colori sono i colori come i tessuti, rimandano molto allo stile di galleggiare, quindi tutto ciò che è fluttuante, leggero e seta. E il tuo ricordo del festival, cioè dei festival passati, ce n'è uno in particolare? Per me il festival è Giorgia come cantante, come personalità che è rimasta a lungo ed è partita dal festival, per me è Giorgia. E poi come conduzione io adoro Paola Cortellesi e mi piace anche molto Simona Ventura come piglio, anche se proprio lei mi eliminò a X Factor, però mi piace comunque. Sì. Si va oltre. Si va oltre, sì. Perché Sanremo è Sanremo. Un saluto da Serena Brancale a tutti gli amici di Fan Week.